tre tecniche che utilizzo io per avere un bel suono in stile reggae. Allora, il primo metodo è quello in cui andiamo a usare il palm muting e il pollice, cioè la cosa più importante in secondo me per avere un bel suono reggae è quello di fermare la vibrazione delle corde e avere questo suono bello rotondo e grosso. Solitamente se un equalizzatore cerco di alzare un pochettino abbastanza, diciamo, i bassi, soprattutto poi se vado a utilizzare il pollice che mi dà meno spinta rispetto alle dita a livello di attacco, e quindi alzando un pochettino l'equalizzazione sui bassi riesco comunque a avere questo suono bello tondo. Però deve essere staccato questo suono, perché altrimenti rimane in questo modo qua. Io invece lo voglio bell'attacco, rotondo, ma che poi il suono, questo suono va via. E con il pollice e soprattutto con il palm muting riusciamo ad ottenerlo. Infatti una nota che suonerebbe così, un si bemolle, vado a mettere il palm, senti che c'è un bell'attacco dato dal pollice, ma poi questo suono va via. Io se suonassi con il pollice senza il palm muting, il suono sarebbe uguale praticamente al suono con le dita. Invece il palmo mi permette di controllare la vibrazione e fare andare via il suono. Lo trovo un metodo molto molto utile questo. Senti il giro che abbiamo ascoltato nella preview, suonato con le note lunghe. Faccio quattro battute con le note lunghe e quattro battute con il pollice. Senti la differenza. Io preferisco nettamente il secondo. Ci sono altri modi, però? Certo che sì. Allora, il secondo modo che vado ad utilizzare e io lo chiamo stile Rocco Prestia, perché Prestia praticamente, vabbè, lui suonava principalmente funk, però secondo me l'idea è molto simile, cioè quello di avere un dito che va a suonare ogni nota, ma non in questo modo dove la nota rimane lunga. Perché vado a utilizzare un dito poi? Perché uso il medio o l'anulare o tutte e due per stoppare la nota. Senti come il suono diventa simile a quello con il pollice e il palm. Praticamente il palm muting viene fatto da queste dita che non suonano, non devono schiacciare, devono soltanto fermare la vibrazione della corda. Questo a piacere e ad orecchio, quindi deve essere una cosa che vai a stoppare tu quanto pensi che sia bello il suono, quindi inizialmente soprattutto non è facilissimo da ottenere, ma con un po' di ricerca ce la puoi fare sicuramente. Anche qua vado a suonarti le prime quattro battute con le note lunghe, quindi come io non suonerei, e poi le altre quattro invece soltanto con un dito in stile Rocco Prestia. Anche in questo caso a me questo suono piace. Chiaramente poi non è adatto a tutti i groove, dipende un pochettino dalla scansione e dalla velocità, perché suonare solo con un dito comunque poi non è facile. Il terzo, e ma neanche col pollice poi tra l'altro, scusami, perché il pollice più di tanto non può andare veloce, quindi a un certo punto dovrò cambiare tecnica o utilizzarne un'altra. Il terzo metodo che ti faccio vedere e che secondo me è anche valido, anche se stoppa un pochettino di meno le note, però comunque è buono, è quello di utilizzare della gomma
Vedi, vado a posizionarlo. Ci sono anche, forse adesso non ricordo il marchio, comunque è stata messa anche in commercio che puoi metterlo e toglierlo direttamente. Io vado a mettere solo della gomma piuma, ho calcolato più o meno la lunghezza delle corde, le vado a inserire qua subito dopo il ponte. Questa cosa veniva fatta ai tempi della Motown, nei Fender Precision, ad esempio, che avevano il coperchio, non so come si chiama, non mi ricordo il nome, scusami. In acciaio sotto veniva messo molto spesso la gomma piuma, che cosa va a fare? Una nota, anche qua, anziché lasciarla andare lunga, me la va a stoppare un po'. Senti la differenza? Senza. E adesso la vado a reinserire. E con, secondo me, col palmo riesco a essere più preciso. Però questo è un buon compromesso perché mi permette di suonare con le dita come voglio. Adesso ti suonerò direttamente 8 battute, tutte in questo stile, chiaramente perché non posso toglierla e metterla al volo, se la metto e poi per tutto il pezzo. Molto bene, a me questa è quella che convince un po' di meno, però capisco che sia un buon compromesso perché alla fine mi va a far suonare come suonerei normalmente per altri generi, mi va a stoppare direttamente lei la corda. Conoscevi questi tre metodi? Scrivimelo sotto me nei commenti e magari dimmi anche qual è il tuo preferito e se ne utilizzi uno di questi tre. Io ti ringrazio per aver visto questo video reggae fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Thank you.